come una classe che rifiuta di imparare la lezione. Questo è il Cagliari che va in vantaggio e non solo si fa raggiungere, ma addirittura si fa battere nei minuti finali. Invece di mandare tutti dietro la lavagna, Olivieri dimostra comprensione. È difficile parlare in questi termini dopo una sconfitta o dopo 11 partite che non riesce a vincere, però io credo che questa squadra abbia al suo interno doti tecniche e morali per poterne venire fuori. Il doppio vantaggio era nato da una bella intuizione di Macellari a centrocampo, conclusa con un tiro di destro, lui mancino, all'incrocio dei pali, al 16esimo. E poi al 22esimo con un'incursione in area di Berretta dopo che un tiro di Meiele era stato ribattuto da Del Grosso. Sembrava fatta per il Cagliari, ma Fascetti ha cambiato le carte in tavola, avanzando di molto la squadra. E il pareggio è giunto con due azioni fotocopia, al 24esimo e al 42esimo. Cross di Collauto e deviazioni vincenti di Osmanowski. Difesa rossoblu disastrosa. Ripresa. Dopo questo salvataggio di Scarpi su Spinesi al sesto, il Cagliari tenta di vincere e ci prova con Oliveira, De Patre e Mbomà. Ma Mancini non vuol più soccombere nella sua 200ª partita in Serie A e i compagni di squadra gli regalano la vittoria. Ancora una volta con un cross, questa volta da sinistra, e conclusione di Olivares, subentrato a Perrotta. Dopo il 2-1 ci abbiamo creduto di pareggiare e poi nel secondo tempo abbiamo fatto noi il gol e abbiamo vinto. Infine O'Neill si è fatto espellere per una gomitata ad Osmanowski. Il campionato del Cagliari è sempre più in salita. Il Bari ha confermato di essere squadra solida e da prendere sempre con le molle per qualunque avversario.